Allora, dici un po', Giuliano. Allora, niente, dopo che Fosca ne aveva parlato settimana scorsa, ero incuriosito, ne avevo sentito parlare e ho detto, proviamo a installarla, tanto non mi costa nulla. Aspetta, perché abbiamo fatto tutto senza mettere il soggetto di questa frase. Ne ha parlato di cosa? Di Tinder. Di Tinder. Quando è che ne hai parlato di Tinder? Sì, può essere. Qualche settimana fa abbiamo fatto una puntata su app. Ah, vero, sugli incontri online. Sì. Ok, ha parlato di Tinder. Tu non ne avevi magari sentito l'avevo un po' parlare, sentita, ma non lo conoscevi. Bravissimo, installata e incuriosito, ho detto va bene, usata un paio di giorni e ho imparato anche a riconoscere l'app sullo smartphone. Sì. Due giorni dopo mi capita di parlare con mia moglie e vedo che scorre per aprire un'altra applicazione e vedo il logo di Tinder e quindi ho detto, oh cazzo, c'è anche lei. Detto questo, Giuliano, ma esatto, tu se l'hai scaricata, sapevi di che cosa si trattava? Cosa l'hai scaricata a fare e cosa vuol dire ho imparato a usarla? Ma io sono curioso di mio. E sei un curiosone, Giuliano, tu vuoi andare a vedere un po' lì cos'è. Magari è una curiosona anche tua moglie, semplicemente anche lei voleva vedere come funzionava quest'app di cui parlano tutti e voleva vedere. E invece tu pensi che lei lo usi veramente? Ma secondo me no, secondo me lei l'ha installato per vedere se io ci sono. Conoscendola, vabbè, a parte che mi piace già il tuo ottimismo, cioè ci sta. Cioè, tu pensi che lei non l'abbia usato per, non l'abbia installato per usarlo, ma per vedere se tu ci sei. Adesso però ci sei. E adesso ci sono, sì, però io non... E come glielo spiegheresti nel caso? Se adesso lei fra 2-3 giorni viene e fa, oh guarda, avevo Tinder, ho guardato, ti ho beccato. Ci sei anche tu, cosa le dici? No, ma perché ne parlava la Fosca? No, perché effettivamente non puoi beccarla. Perché se tu imposti Tinder in un certo modo, non so se Fosca sa come funziona, i tuoi contatti non li vedi. I tuoi contatti non si vedono. Quindi anche tu non puoi andare a vedere se lei lo usa o cioè se lei c'è e ne sta facendo un utilizzo, non si può vedere quella roba lì. Non lo so perché non l'ho mai scaricato. Allora, secondo me il tuo giovedì dilemma è glielo dico o no? Io ti direi sì per un duplice motivo. A, per sentire che cosa ti dice lei, e poi immagino che la conoscerai da un po' e saprai capire se una ti dice una menzogna o ti dice la verità. Certo. E poi anche perché, siccome adesso ce l'hai tu, anticiperei il fatto che almeno gli racconti, guarda che ne ho sentito in radio, allora l'ho scaricato, allora poi ho visto che... Perché se poi invece ti becca lei è più difficile che tu gli possa raccontare che è stata la Fosca a farti venire il grillo. Capito? Perché lo fa la Fosca. Giuliano, devi stare lucido comunque, devi rimanere lucido anche tu, non andare fuori di testa come l'altro ascoltatore. No, quindi potrei dirle, ti ho beccata su Tinder, ti ho vista, ci sei. No. Giuliano, devi stare lucido. Giuliano, le devi dire, guarda, le devi dire la storia esattamente come è andata. Stavo ascoltando Radio DJ Cattelan, programma meraviglioso condotto da Alessandro, che domani 15 marzo sarà anche su Netflix con lo spettacolo. Tu parti proprio, falla completa così. Poi dice, stavano parlando un giorno di Tinder, incuriosito da questa cosa ho scaricato l'app e ho visto com'è il logo dell'app. Qualche giorno dopo, distrattamente ho buttato un occhio sul tuo telefono mentre lo usavi, ho visto che anche tu ce l'hai. Ma per cosa lo usi? Così vedi dalla sua risposta se è sincera o no. E poi vedi... No, c'è anche da dire che un sacco di persone scaricano un sacco di app e poi le ignorano, le lasciano lì e non le cancellano anche se non le usano più. Cioè, tu dici che lei era prematrimoniale? Magari sì. Questa mi sembra più una scusa, No, sì. Soprattutto su Tinder. Sì, anche a me questa, io non ci crederei. No. Cioè, se pensavi di usarla col Besana, cambia strategia. ti sgamiamo no, subito. No, subito, c'ho 4 app sul telefono. No, ti sgamiamo subito. Cosa sta quinta? Giuliano, parlane. Ok, va bene. Ma grazie, lucido però, devi stare lucido. Lucido. Assolutamente. Ok, lucido. Ciao Giuliano. Ciao. Ci ha scritto Manuel un messaggio con tutti i nomi dell'universo dicendo, ho guardato, c'è. Sì, il nome di Fosca c'è. Ce ne sono 3.000.